Buongiorno, eccoci qui alla presentazione di un nuovo libro di Roberto Menotti, che è caporedattore di Aspenia Online ed è anche uno dei ricercatori dell'Aspen Institute in Italia. Il libro è, come avete visto dalla copertina iniziale, Decidere come le società liberali affrontano la complessità ed è un libro edito da Rubettino. Io sono Lorenzo Robustelli, sono il direttore di EUNews. I nostri ospiti sono Roberto Menotti, che è l'autore del libro, e Rosa Balfour, che è la direttrice di Carnegie Group, il branch europeo di questo grande think tank e anche altro, insomma, statunitense. E ringrazio tutti e due per aver accettato di essere qui con noi e devo dire. Deciso di presentare questo libro, io l'ho scelto perché mi ha molto colpito un aspetto del quale poi più avanti parleremo, cioè che la fiducia, l'ottimismo nella capacità della democrazia di reggere traversie che Menotti indica nel suo libro, insomma, è il filo che segue tutto il libro. Che soprattutto ha un altro aspetto interessante, che è quello di rivalutare sembravano ormai essere condannate niente, a rappresentare qualcosa di necessariamente negativo, che ci possessero essere risposte semplici a problemi complessi e che la vita fosse la vita, la politica, l'evoluzione sia una linea sulla quale si può camminare facilmente senza invece continui stop and go. E una delle parole che usa più spesso Menotti in questo libro è la parola evoluzione. Evoluzione e formazione, cioè uno dei temi che lui sviluppa di più è quello la necessità di essere dei cittadini informati per poter reagire alle traversie. Si parte dalla pandemia, ovviamente, ma si passa dalla filosofia greca, si arriva a Trump. Il libro non è lungo, sono 150 pagine di testo, ma è estremamente denso. Una cosa che mi ha colpito, che però ci serve a inquadrare come Menotti interpreta il suo percorso, è questo che lui, che è uno non, tradizionalmente, insomma, che io conoscevo come studioso di relazioni transatlantiche, questa volta si è molto focalizzato sulle tecnologie, su quanto io ho fatto un conto, la parola tecnologie è citata 103 volte nel testo ed è qualcosa che sta cambiando il modo di vedere il nostro mondo. Cioè, non è più qualcosa che ci accade, ma è qualcosa del quale cominciamo a renderci conto e a dover trovare degli strumenti per convivere. Ecco, Roberto, come hai focalizzato? C'è un intero capitolo dedicato a questo, ma ci sono molte poi citazioni. Perché hai aperto a questa novità nella tua ricerca? Grazie mille Lorenzo per la presentazione e per l'opportunità, ovviamente, come anche a Rosa per la disponibilità. Sì, intanto direi che una delle parole chiave che infatti tu hai citato è complessità. E complessità è un termine che si usa oggi sempre più spesso, un po' in tutte le discipline, insomma, del sapere, della conoscenza. Per esempio, la si usa spesso in riferimento alle nuove tecnologie, ma anche in fondo all'interdipendenza economica o per esempio alla pandemia, complessità nel senso che si viene toccati da cose che accadono anche in luoghi molto lontani e si viene toccati, influenzati anche molto rapidamente, diciamo così, in tempo reale. Ecco, questo è un modo per rispondere in qualche misura alla tua domanda, cioè dobbiamo ragionare bene, con attenzione, però direi anche senza panico, senza terrore sulle nuove tecnologie. Diciamo in particolare le tecnologie digitali, perché appunto non sono, hai detto benissimo, non sono qualcosa che ci accade, ma sono qualcosa che ormai fa parte di noi, sono dentro di noi in qualche modo, nella nostra vita quotidiana, e quindi inevitabilmente influenzano anche la vita collettiva,
la vita sociale, la vita politica, fino poi al modo particolare in cui influenzano le democrazie, che sono particolarmente, per definizione, sono società aperte, quindi è evidente che subiscono di più sempre e comunque l'impatto della comunicazione, proprio perché vivono di libertà di scambio di idee, altrimenti non sarebbero vere democrazie liberali. Io ho cercato di applicare, in realtà da diversi anni, anche prima di questo libro, un'ottica per quanto possibile interdisciplinare, perché credo che le relazioni internazionali, ma anche la politologia riferita quindi, diciamo, allo Stato-Nazione, alle istituzioni nazionali, sia rimasta un po' troppo a lungo intrappolata nell'eccesso di specializzazione. In altre parole, per analizzare come funzionano le democrazie liberali, come decidono le democrazie liberali e, per esempio, come appena ricordato, come le tecnologie ci impattano quotidianamente e colpiscono il nostro modo di decidere, offrendo in realtà sia rischi che opportunità contemporaneamente, ecco, per fare tutto ciò non possiamo utilizzare soltanto gli strumenti tradizionali della politologia. Naturalmente dobbiamo utilizzarli, ma non possiamo limitarci a quelli, perché per quanto riguarda l'elemento internazionale, gli studi internazionalistici, quegli studi erano profondamente legati storicamente a concetti come quello di equilibrio di potenza, erano legati alla praticamente unicità dello Stato-Nazione come concentrazione di potere, un po' così solitaria, come se non ci fosse altro al mondo, mentre oggi sappiamo nella vita quotidiana che ci sono moltissime altre strutture molto, molto importanti, oltre allo Stato-Nazione. E poi appunto perché sul piano invece della, come dire, della vita politica interna ai singoli sistemi statuali, sistemi nazionali, o se vogliamo a quello europeo, allargando un po' lo sguardo in quell'ibrido strano che è l'Unione Europea, né Stato-Nazione né puramente organizzazione internazionale, ma appunto qualcosa che è in parte di qua e in parte di là, ecco, a tutti questi livelli dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione. Ad esempio, se utilizziamo gli algoritmi per cercare in parte di difenderci da Google, se volete, con una battuta, e in parte per sfruttare la grande potenza di ricerca di uno strumento come Google, ecco, forse è il caso di utilizzare gli algoritmi anche per cercare di capire meglio alcuni dei grandi dati che influenzano le decisioni politiche, per esempio. Cioè cercare un po' di utilizzare davvero tutto l'armamentario che abbiamo a disposizione, e per questo credo sia necessario un approccio interdisciplinare. Chiudo su questo aspetto che tu hai sollevato in qualche modo, in effetti, delle tecnologie, per aggiungere un punto. Vedo in circolazione troppo timore rispetto all'impatto negativo che le tecnologie possono avere, parlo delle tecnologie digitali, in particolare i social network, sostanzialmente, le famose bolle cognitive, per cui ciascuno si chiude un po' nella sua piccola bolla di amicizie e viene riconfermato nelle sue opinioni. Ecco, vedo un atteggiamento troppo pessimista rispetto a questa situazione. È vero che queste situazioni possono essere pericolose per il corretto funzionamento di un sistema democratico e liberale, questo sì, perché si rischia ovviamente nella propria piccola bolla cognitiva, che i social network e gli algoritmi inevitabilmente amplificano, perché è loro interesse chiuderci in quella bolla cognitiva, questo sì, però ecco, dimentichiamo che d'altro canto in parte questo è sempre esistito. Non c'è, cioè la tecnologia è nuova, ma l'elemento della bolla cognitiva non è affatto nuovo. In fondo gli esseri umani sono fatti di bolle cognitive, noi viviamo di preconcetti, decidiamo in base a quello che ci raccontano gli amici o i parenti. Faccio una battuta nel libro che secondo me rende però l'idea del problema che abbiamo di fronte. Non serve Facebook o LinkedIn, o per non fare nomi e non fare pubblicità, per trovarsi magari chiusi nel rischio appunto dell'eccesso di bolla cognitiva. È sufficiente comprare sempre lo stesso quotidiano per 30 anni senza mai leggere gli altri quotidiani o guardare un solo canale televisivo. Quindi non è affatto un fenomeno nuovo. È evidente che oggi è un fenomeno molto più mirato, molto più puntato, molto meglio customizzato, come direbbero nel marketing. E tu, Lorenzo, lo sai bene perché ti occupi di comunicazione anche in prima persona. Sì, no, molto più. Qual è il problema? Ecco. E infatti io adesso volevo arrivare appunto a questo. Tu alla fine del libro metti 4 motivi per essere ottimisti, e in uno dei 4 è che la scienza è più accessibile che in passato, dici, e c'è il punto della comprensione tra politica e scienza, che adesso il caso della pandemia ha portato proprio, no, in maniera palmare davanti a tutti. Ecco, volevo cominciare a parlare un po' più qual è la ricaduta nella democrazia delle nuove tecnologie. Che cosa vuol dire? Perché tu
insisti molto sulla necessità di libera circolazione delle idee perché le democrazie possono rispondere alle crisi, sulla necessità di informazione, però poi appunto c'è questo problema della bolla informativa anche. Ma adesso al di là proprio dei cittadini, come la politica si può confrontare con questo? Beh, hai perfettamente ragione, la pandemia sostanzialmente ci ha creato una sorta di esperimento perfetto, o meglio, una tempesta perfetta, se vogliamo, purtroppo, nel rapporto fra competenze tecnico-scientifiche e decisioni politiche ai più alti livelli, fino alla responsabilità dei capi di Stato e di Governo. Ed è chiaro che questo rapporto è sempre fatto di una certa frizione. Però ecco, l'aspetto che io trovo abbastanza incoraggiante è questo. Noi dimentichiamo troppo spesso che la democrazia liberale in realtà si nutre esattamente dello stesso metodo per risolvere le controversie. Se tre persone in una stanza, come in questa conversazione, avessero tre opinioni diverse, la democrazia liberale tende a utilizzare un metodo che somiglia moltissimo al metodo scientifico. Cioè procede per esperimenti, procede per tentativi, cerca di dare una chance a tutti, naturalmente in momenti diversi, come dire, ciascuno di noi cercherà di crearsi la sua maggioranza dovendo magari competere nell'arena elettorale, eviterà di chiudere una soluzione, cioè di utilizzare una soluzione che sia per sempre. È chiaro, cioè, che la democrazia liberale vive di alternanza, sappiamo sempre che c'è la possibilità per un'idea alternativa di emergere, ed essere testata. Ecco, questo significa che il metodo scientifico, in realtà, che spesso è un po' mal compreso, va molto d'accordo in realtà con la logica democratico-liberale. Per esempio, hai fatto molto bene a ricordare l'episodio, tutti gli episodi che tutti abbiamo in mente degli scienziati che sentiamo tutte le sere in televisione e vediamo sui siti, e giustamente e legittimamente sono intervistati e sentiti. Il problema qual è? Gli scienziati in realtà non danno quasi mai certezze. Sono, diciamo, coloro che non appartengono alle scienze hard, che pensano alla scienza in questo modo. In realtà la scienza è probabilistica, ti può dire che è molto molto probabile che la forza di gravità rimanga la stessa oggi e domani, ed è praticamente certo, perché siamo nel campo della fisica in quel caso, ma non ti dirà mai che è davvero certo che fra tre giorni piova sull'Antartide, perché saranno previsioni probabilistiche quelle che ci darà la scienza. Ecco, in questo senso io direi che abbiamo messo alla prova il problema del rapporto fra decisioni politiche e scienza, la politica si deve assumere le sue responsabilità, in realtà può chiedere pareri ai tecnici, e questo vale anche per i tecnocrati in qualunque settore, non soltanto nelle scienze, diciamo, dure, nelle scienze relativamente hard, però in ultima analisi è la politica che deve assumersi la sua responsabilità. Naturalmente l'autonomia cosiddetta della politica non vuol dire fare scelte a caso, vuol dire cercare di raccogliere il massimo possibile dei dati e delle competenze prima di decidere, ma poi in ultima analisi la scelta della politica sarà in qualche modo, chiamiamola così, discrezionale, non sarà certa. No, certo, perché è quella la democrazia, sono i politici che devono gestirla, non gli scienziati. Esattamente. Facciamo entrare Rosa adesso a questo punto. Cosa ne pensi? Alcuni terreni sono nuovi anche per te, ma della pandemia, di quello che hanno fatto i politici rispetto alla pandemia, tu, quindi al rapporto, diciamo, con la scienza, la questione della pandemia, tu su questo hai scritto. Sì, dunque, sì, volevo fare un'osservazione proprio sulla pandemia, e uno degli aspetti positivi, a mio avviso, è che ha rivalutato il ruolo della scienza, rivalutato il ruolo dell'analisi, rivalutato il ruolo della statistica e del calcolo delle probabilità, del rischio, cosa che negli anni precedenti era stata defenestrata. Se vi ricordate, la prima portavoce di Trump parlava di fatti alternativi che avevano lo stesso valore dei fatti oggettivi, e quindi abbiamo, insomma, avuto vari anni in cui l'ideologia era dominante, e quindi il ritorno dell'expertise, del ruolo dell'expertise, dell'informazione e della decisione informata, a mio avviso è stata una cosa positiva. Però, allargando un pochino il dibattito tra politica e tecnocrazia, comunque secondo me ci sono ancora dei dilemmi. Di nuovo, il populismo, adesso Trump non c'è più, ma il populismo non è scomparso, e quindi il ritorno anche in Europa di nazionalpopulismo in nome del popolo, in nome delle bolle cognitive in cui appartengono queste persone, è comunque
una possibilità, sempre, e direi in tutti, sicuramente in tutti i paesi europei, ma anche negli Stati Uniti, come stiamo dicendo tutti, Trump forse è finito, ma forse no, ma comunque il trumpismo esiste ancora. E secondo me il populismo in generale, ma la politica anche un pochino più in senso lato, in questi ultimi anni, per tantissimi motivi, perdita del consenso elettorale, i partiti politici tradizionali che sono continuamente sotto scacco da altri movimenti, altri partiti, perdita di interesse dei cittadini nella politica e perdita di fiducia nelle istituzioni, e quindi cioè, da una parte questo movimento, diciamo, di disillusione che può alimentare nazionalpopulismi, dall'altra il governo della complessità richiede un'ottica di più lungo periodo. Quindi mentre la politica si concentra su dei termini temporali brevi, cicli elettorali, che poi in molti paesi sono sempre più brevi, perché abbiamo l'eccezione tedesca, ma in Spagna hanno votato molto, molto spesso, i partiti stanno scomparendo, vedi in Francia il presidente e la principale challenger alla presidenza sono di due partiti, ok, Rassemblement National ha 40 anni, però non è un partito tradizionale, i partiti tradizionali francesi sono scomparsi, in Spagna è successo la stessa cosa, cioè è un periodo di grande trasformazione, quindi la politica ha un'ottica di breve periodo, mentre invece i problemi che dobbiamo gestire, dall'emergenza climatica alla pandemia, al futuro della crescita economica o meno, alla gestione della globalizzazione, richiede un arco temporale, un'ottica temporale che segni il passaggio tra generazioni, cioè deve essere intragenerazionale. E in questo l'Europa, l'Unione Europea può occupare un ruolo importante, perché in fondo questa burocrazia europea che è stata costruita con un allargamento delle competenze, che adesso piano piano si sta estendendo anche alla salute, può avere questo approccio più di lungo termine, però bisogna assolutamente controbilanciarlo con la partecipazione democratica e politica, altrimenti si rischia di finire nella trappola della tecnocrazia. Quindi è un equilibrio questo tra politica e tecnocrazia che, anche se magari può sembrare in questa fase qui temporaneamente stabile, in realtà è un equilibrio abbastanza precario che secondo me non si è ancora evoluto, non ha trovato un nuovo punto di soddisfazione che coniughi efficienza, programmazione di lungo termine e partecipazione democratica. Vedo che Roberto ha preso molti appunti. Alcune delle cose che tu hai detto sono nel libro di Roberto Menotti, perché a un certo punto lui parla della nascita dei populismi e ritorna agli anni Ottanta, quando c'era l'insoddisfazione dei cittadini per il rallentamento della crescita, portò ad un circolo vizioso di insoddisfazione verso i partiti, poco tempo per i partiti che riuscivano ad andare al governo a realizzare politiche. Da questo, diciamo, è nato poi un appunto, quello che lui chiama un circolo vizioso. E più avanti dici che appunto tutti i sistemi democratici più consolidati sono in mezzo al guado, come ad esempio l'Unione Europea, un certo consolidamento ce l'ha, sono esposti alla globalizzazione, ma ancora ancorati al loro retaggio statuale nazionale, che è proprio questo poi alla fine una parte del problema, no Roberto? Puoi rispondere a Rosa, non devi rispondere a me se vuoi. No, beh, diciamo che avete posto i due corni del dilemma sostanzialmente, perché io direi innanzitutto in parte un problema che avete entrambi sollevato è quello della fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni. Cioè è chiaro che questo fa un danno durevole e molto grave. È stato sottovalutato, secondo me, negli ultimi anni e ce ne siamo resi conto quando le istituzioni improvvisamente sono state incaricate di gestire delle emergenze. L'abbiamo visto, per esempio, contro il terrorismo, nel caso del problema climatico, nel caso dell'immigrazione, nel senso dei flussi più intensi, nei momenti, ripeto, emergenziali. E lo si vede nel caso della pandemia. È chiaro che a quel punto il cittadino chiede che le istituzioni siano al tempo stesso pronte, ricche, piene di denaro e di risorse, super efficienti, molto democratiche, trasparenti, che comunichino bene. Insomma, tutto questo chiaramente è una sfida gigantesca, soprattutto se per anni si è detto che le istituzioni erano il problema e non la soluzione.
Quindi qui è davvero, per questo ho scritto in effetti siamo in mezzo al guado, perché è come se avessimo capito parte del problema, e il problema è che dobbiamo tutti avere una visione un po' più costruttiva di quella, e qui faccio una citazione del mondo classico, Lorenzo l'ha ricordato all'inizio, per quello ho citato ogni tanto un po' di storia e di filosofia classica, la res publica nel mondo anche nella logica sia legale che filosofica della parte migliore della tradizione, diciamo greco-romana poi di fatto, perché si rifà poi alla polis, si chiama res publica esattamente perché è la cosa pubblica, nel senso che è di tutti, non che non è di nessuno perché è pubblica, ma che è di tutti perché è pubblica. Quindi in quel caso si vede, come dire, l'elemento costruttivo del rapporto fra il cittadino e lo Stato, non l'elemento impositivo dello Stato, cioè nel senso che impone qualcosa, ma nel senso che rappresenta i cittadini, naturalmente al meglio delle sue possibilità, cioè rappresenta un consenso, una specie di media della posizione espressa liberamente dai cittadini. E qui arrivo a due questioni che avete sollevato. Una è quella del lungo periodo. Ha perfettamente ragione Rosa, cioè questo è un problema che abbiamo ormai messo a fuoco da diversi anni, ovvero le istituzioni liberal-democratiche hanno il respiro sempre un po' corto, perché il problema dei cicli elettorali è enorme. È chiaro che se il politico deve pensare ad essere rieletto ogni 2 anni, come negli Stati Uniti, o ogni 4-5, ma spesso più rapidamente di così in Europa, e se addirittura i partiti cambiano in continuazione, sono partiti spesso molto personalistici, con radici molto molto sottili, superficiali, è chiaro che la democrazia ne risente, perché finisce per non guardare mai avanti, guarda sempre al massimo a domattina. Ora, quello che può compensare questo problema, o questo eccesso, diciamo, è in effetti, uno, la capacità di programmare, perché le nostre capacità tecniche, attenzione, continuano a migliorare. Noi per esempio abbiamo strumenti, i governi hanno in mano degli strumenti previsionali fantastici che anche solo 20 o 30 anni fa non c'erano. Pensiamo appunto a tutta la statistica, l'ha ricordato prima Rosa, applicata non soltanto alla pandemia, per esempio all'economia, alla demografia, a non so, alla pianificazione urbana. Cioè noi sappiamo moltissime cose, possiamo molto meglio conoscere e prevedere, ma soprattutto indirizzare il futuro rispetto anche soltanto a 2, 3 o 4 decenni fa. Il problema è appunto mettere quelle competenze, diciamo così, quella tecnocrazia, se vogliamo, al servizio del bene pubblico, della res pubblica, e far capire al cittadino che quella tecnocrazia lavora per loro, non contro di loro. Sì. E questa è una difficoltà anche di comunicazione, mi rivolgo a Lorenzo in quanto comunicatore, quindi, perché è anche una responsabilità del, diciamo, del giornalismo professionale, che deve cercare di fare in qualche modo questo delicato ruolo di filtro. Poi c'è un altro aspetto che avete sollevato, quello della, diciamo, del nazionalismo, del populismo nazionalista, anzi, io ecco, sono molto d'accordo con questa espressione, perché i due aspetti, ce ne siamo accorti forse un po' tardi, ma vanno spesso molto d'accordo. Abbiamo spesso avuto la sensazione che i populisti, soprattutto magari di sinistra, non fossero nazionalisti. In realtà quasi tutti i populisti finiscono per essere nazionalisti, e spesso viceversa. Cioè c'è una forte convergenza fra questi due concetti. Perché? Perché comunque il populista alla fine cerca di saltare il livello istituzionale e andare direttamente a rappresentare un popolo mitico, che peraltro nessuno ha mai visto, perché è un popolo che esiste solo nella sua immaginazione, e che lo avrebbe votato per sempre, per così dire, se volete il concetto espresso da Trump molto spesso, come dire, mi avete votato e io vi rappresento e voi mi amate. Sono tutti concetti che non hanno nessun ruolo in una democrazia liberale matura. Cioè non è per sempre, io non vi rappresento tutti, né per sempre in realtà, e non è detto che voi mi amiate, non è un rapporto di amore quello fra l'eletto e l'elettore, ha poco a che fare. Però ecco, il populismo si può in qualche modo combattere o comunque moderare, magari anche reintegrare in qualche modo nell'alveo, insomma, democratico, se si risvegliano le istituzioni, perché sono le istituzioni che possono in effetti rimettere in contatto il cittadino con lo Stato, esattamente quello che il populismo cerca di aggirare o di in qualche modo abbattere quasi. E su questo poi ci torniamo per la mia ultima domanda su Trump, parte perfetto. Da questo. E poi ecco, un micro cenno, 10 secondi sull'Unione Europea, visto che poi appunto Rosa se ne occupa e parecchio e bene. Ha ragione Rosa, l'Unione Europea potrebbe rappresentare un altro compromesso molto interessante, perché è vero, è fatta di istituzioni piuttosto stabili nel tempo, un po' lente, a volte un po' pachidermiche nella loro reazione, però quando reagiscono hanno una grande forza di inerzia, proprio perché sono grandi. Quando si sono messe in moto le istituzioni europee, hanno sempre fatto davvero la differenza, anche nel passato. L'abbiamo visto con la BCE,
l'abbiamo visto con alcuni accordi anche magari emergenziali, poi diventati molto più stabili, per così dire. Lo abbiamo visto adesso per certi ruoli della Commissione, gradualmente acquisiti, magari come ruoli emergenziali, che poi diventano molto meglio accettati dai cittadini. Anche qui non bisogna avere paura delle tecnocrazie, se sono messe sotto controllo democratico, e non bisogna neanche, chiudo, avere paura però dell'altro aspetto, cioè della politicizzazione dell'Unione Europea. Io ogni tanto sento dire ma c'è un eccesso di polarizzazione se poi portiamo magari al Parlamento Europeo le stesse dispute nazionali. No, magari ce le portassimo. Io sarei molto contento di vedere il Parlamento Europeo più politicizzato, non di meno. Cioè io non temo molto la polarizzazione politica in questo senso, a livello europeo e di fronte a questi problemi. Temo di più l'apatia. Quindi meglio un po' di sana polarizzazione, ricondotta dentro certe regole, discutiamo e siamo più o meno in disaccordo. Ben venga. Che ne pensi? Sì, secondo me l'antidoto migliore al nazionalpopulismo è un rafforzamento della democrazia, però farlo in diversi modi, nel senso che secondo me una crisi della democrazia rappresentativa c'è. Che ha origini appunto negli anni '80, direi, però essendo i problemi molto più globali e diffusi, è difficile risolvere il problema della democrazia rappresentativa a livello dello Stato. L'Unione Europea, con 27 paesi e con le complicazioni che ha istituzionali e di processi decisionali, non può utilizzare un modello di democrazia rappresentativa per migliorarsi. Quindi secondo me bisognerebbe pensare a un nuovo contratto sociale che coinvolga sia i livelli locali, dove si possono fare secondo me degli esperimenti più interessanti e più creativi di democrazia partecipata, democrazia deliberativa, più consultazione a livello locale, e in alcuni casi li vediamo delle comunità abbastanza vivaci che vogliono partecipare alla gestione del vicinato, del quartiere, della scuola, quello che è. E poi man mano stratificare, pensare a iniziative democratiche a diversi livelli, dal locale al nazionale all'europeo, e poi naturalmente anche a quello globale, perché poi parliamo di crisi di democrazia, ma abbiamo anche una crisi globale di multilateralismo, delle istituzioni, delle grandi organizzazioni internazionali che ci rappresentano, e una grande vendetta da parte dei paesi che si sono sentiti esclusi dal sistema multilaterale e che ne stanno costruendo un alternativo, parlo di Cina, Russia. Quindi anche a quel livello c'è una grossa problematica. E secondo me l'unico modo per affrontarlo, anche se magari è caotico, è più democrazia e più partecipazione, perché attraverso quei processi, appunto, di cui parli benissimo, Roberto, che sono non sono solo politici, ma sono cognitivi, psicologici, sociologici, attraverso quei processi si dà un nuovo valore, un nuovo significato alla politica. Allora, io vorrei, abbiamo ancora 5 minuti prima della nostra mezz'ora, se Roberto non ha una cosa urgente da dire, volevo andare su topic americano partendo da Rosa, in maniera che poi Roberto può chiudere questo incontro. Una frase molto bella che usa Roberto, secondo me un'analisi che poi diventa, avendo evidentemente lui le idee chiare, diventata una frase breve e semplice da capire, dice Trump, qui ci leghiamo alla questione istituzione, appunto, Trump ha segato il ramo su cui era seduto. Cioè, lui era seduto, il suo ramo era l'istituzione presidente degli Stati Uniti. In questo discorso lui, anziché procedere, come raccomanda Roberto nel suo libro, per aggiustamenti continui, dice la democrazia liberale può continuare, deve continuare ad evolversi con correzioni ed aggiustamenti, no? Quello che deve fare. Trump invece ha negato questa cosa sostanzialmente e ha detto non c'è la presidenza degli Stati Uniti, ci sono io. Però a questo il popolo americano, in una maniera drammatica, complicata, però ha reagito, nel senso che sono andati a votare in tanti, e quello è un sintomo importante, no? Non è stato soltanto sconfitto, come osserva appunto giustamente Roberto, per via della cattiva gestione della pandemia, è stato sconfitto perché i cittadini americani si sono mobilitati in difesa, potremmo forse anche dire, delle loro istituzioni, non solo della loro parte politica.
Cosa ne pensi, Rosa? Un paio di minuti. Sì, no, brevemente. Allora, penso, intanto quello che è successo negli Stati Uniti è straordinario ed è, io sono europea, però sono ormai vari anni che lavoro in organizzazioni americane e sono continuamente stupita dalla capacità degli americani di rimboccarsi le maniche e di rigenerarsi con grande ottimismo e consapevolezza. È una cosa veramente positiva che sperimento tutti i giorni. E negli Stati Uniti cioè, la politica è tribale, è diventata tribale grazie a Trump, quindi ci sono dei problemi, dei dilemmi profondi e delle spaccature enormi nel paese. Però c'è un partito repubblicano che sta collassando. Adesso le notizie di oggi sono che Liz Cheney, che pure è molto conservatrice, la stanno facendo fuori dal partito, quindi il partito di Trump è diventato il partito di Trump. Non so che sostenibilità abbia questo nel lungo periodo, ma chiaramente c'è una grossa crisi dei due principali partiti americani. Però al tempo stesso il dibattito negli Stati Uniti è di rigenerazione, di riforma, è profondo. E tutto quello che è successo, secondo me, nell'estate passata con il Black Lives Matter, con questa nuova amministrazione, la scelta delle persone e il fatto che da quando hanno vinto le elezioni ad oggi, io potrei dire, secondo me, Trump ha fatto forse un errore. Cioè, e Trump e tutta la sua amministrazione, è tutto studiato benissimo, in profondità, c'è un vero progetto. Trovo che questo sia un esperimento di governo forse da imitare, perché stanno veramente prendendo, stanno... Hai detto Trump, forse volevi dire Biden adesso. Volevo dire Biden, sì, decisamente volevo dire Biden. Però stanno rompendo tabù negli Stati Uniti su, per esempio, la spesa pubblica, su l'emergenza climatica, che tutte cose che per decenni non si sono spostate molto nel dibattito pubblico negli Stati Uniti. E quindi secondo me c'è molto da imparare dall'amministrazione Biden e dalle persone che si è scelto. Roberto, hai qualche spunto per concludere? La tua è l'ultima parola. Sì, grazie, no, brevissimamente. Direi sì, intanto sono molto d'accordo sul fatto che gli Stati Uniti sono davvero il caso in cui, secondo me, non siamo di fronte a, come invece ritengo sia il caso dell'Europa, tanta confusione nel mondo dei partiti, nel mondo della politica, nel mondo della comunicazione politica, cioè molta volatilità, direi, questo mi sembra il segno della situazione europea. Ecco, negli Stati Uniti invece ha ragione Rosa, siamo proprio di fronte a una fortissima polarizzazione. Lì c'è una spaccatura che è stata approfondita deliberatamente da quel presidente, il presidente Trump, dalla sua campagna elettorale in avanti, parlo di quella del 2016, e che naturalmente, io sono d'accordo, fra l'altro, secondo me sta portando il Partito Repubblicano al suicidio, ma questo lo vedremo presto, perché fra un anno si vota di nuovo, quindi fra un poco più di un anno. Quindi, insomma, cioè, comincia la campagna per il midterm. Certamente, fra l'altro, Trump non ha soltanto fatto dei danni all'istituto della presidenza, ma aggiungerei anche a tutte le altre istituzioni americane, perché lui ha, per esempio, fatto un uso chiaramente molto spregiudicato della Corte Suprema. Non è il primo presidente a farlo, sia chiaro, ma qualitativamente c'è stato un salto. Il modo in cui ha apertamente coinvolto i giudici da lui nominati dalla Corte Suprema in dispute politiche è stato talmente esplicito da essere, insomma, estremo. Questo è un altro segnale piuttosto negativo. Poi ha spesso insultato i membri della sua stessa amministrazione. Quindi forse non lo ricordiamo già più, ma quasi tutti i giorni c'erano degli insulti, a parte la CIA, il Deep State, eccetera, ma c'era un atteggiamento di costante contrapposizione con tutte le istituzioni del paese. Quindi è ancora peggio di come l'avete rappresentato sia tu Rosa che tu Lorenzo. Secondo me il quadro dall'esterno è ancora peggiore, lo vedremo nei libri di storia man mano che ci allontaniamo dagli eventi. Però ecco, per arrivare all'oggi, a Biden e a forse alcuni aspetti da cui si può trarre qualche insegnamento, Biden è esattamente l'opposto. Biden è un uomo delle istituzioni, e la cosa sorprendente è che, sono d'accordissimo, la reazione della società americana è stata molto forte, a maggior ragione perché Biden non era un candidato forte. Erano forti le idee che rappresentava e la reazione che c'è stata, perché, ripeto, Biden era un candidato rischiosissimo per il Partito Democratico. Forse non c'era un candidato davvero più forte a disposizione in questo particolare momento storico, ma certo non è un candidato che sarebbe venuto in mente a molti di noi come l'avversario ideale per Trump. Ecco, quindi hanno preso un rischio enorme. Ciò nonostante, la reazione del sistema in un certo senso c'è stata,
E sono d'accordo, Biden rappresenta in qualche modo, racchiude in sé qualcosa che potremmo dover utilizzare anche noi come Unione Europea, in fondo come mondo occidentale direi, in senso molto più ampio, più culturale, perché rappresenta la fusione di competenza, cioè si affida alla competenza, il che non vuol dire non fare errori, sia chiaro, significa affidarsi ai più competenti che hai a disposizione, agli uomini e alle donne più competenti che riesci a trovare. Uno, e al tempo stesso però si affida molto all'empatia, cioè riesce a parlare con il suo elettorato, anzi oltre il suo elettorato, con i suoi concittadini, cercando di entrare in sintonia con quello, con i problemi che hanno, con un elemento anche emotivo. Questo è molto importante perché non bisogna lasciare il campo libero, torno al discorso dei populisti, non soltanto sul piano della competenza, dove è facile, come dire, superarli in efficacia, ma anche sul piano emotivo. Insomma, la politica delle emozioni non va lasciata soltanto a chi contrasta la democrazia liberale, bisogna in qualche modo entrare in quel campo e cercare anche di sollecitare in qualche modo l'aspetto emotivo, che è quello che Rosa diceva in precedenza, cioè l'elemento della partecipazione. A volte si partecipa non soltanto con il cervello, ma in qualche modo anche con l'emozione, con l'idea di risvegliarsi in qualche modo di fronte a un problema che si vuole risolvere. Quindi ecco, chiudo su questa nota di nuovo ottimistica. Va bene, su questo io ringrazio i nostri ascoltatori, ringrazio Rosa Balfour, direttore di Carnegie Europe, e ringrazio Roberto Menotti, autore di Decidere, aspetta, volevo metterlo in condivisione, eccolo qua, autore di Decidere come le società liberali affrontano la complessità, e su questo vi saluto. Alla prossima. Grazie mille.